pallone alla sinistra di Denner, che va in porta, dal cin ci mette il piede, questa era palo gol. Vada Belsito, chiusura, poi Calderolli propone molto bene per Selusio, l'appoggio per il destro di Pesc, la risposta della Feldievoli, Pietrangelo e Gialli contro Juanfran, mandato al bar con una finta, ancora Pesc col sinistro forzato, la palla resta lì, Pietrangelo mostruoso con questa parata su questa semi rovesciata di Bissoni, che servono più alla squadra in quel momento. Caponigro trova un angolo quasi impossibile, ma c'è sempre Pietrangelo. Schiocche appoggia laterale, palla dentro per il tocco di Selusio e di Tano, copia Pietrangelo con una super parata. Che parata è? Parte Azzoni dal cin, molto bravo Juanfran, primo movimento, pulito l'intervento, 2 contro 0, Romano e Pesc di Tano. Giapaviera, Sutton in banda, non c'è spazio, la palla filtra per Azzoni dal cin. Poi Wellington va via in mezzo a due, scambia ancora con Ferreira, tocco di ritorno, il tiro, Casassa l'allontana, la mette giù proprio Maltauro per Coco Smith, palla in verticale, l'uscita di Casassa con la testa allontana il tiro di Murillo in calcio d'angolo del Pescara. Salla intercetta la sfera su Misel, diventa buona per Wilde che va in porta, la parata clamorosa di Cilli in spaccata. Palla che arriva dalle parti di Oitomeia, può partire Tomeia, salta netto l'avversario, scarico verso Giosete, Giosete una finta sul destro, puntata verso la porta, parata CMB, Santos gran controllo, se la porta su Mancino e grandissima parata di Fiuzza. Si muove tanto Tomeia al limite dell'area di rigore, la palla è per lui, al volo Tomeia, Fiuzza se la ritrova lì. Attenzione perché c'è la transizione positiva, Marcelinho, muro tornatore, Giovanni Messina poi perde la sfera e tornatore c'è. Vediamo, lo spagnolo è pronto a partire, la botta secca, Ducci Cepero, va col contagiri Matamoros, vediamo lo spagnolo, solo Thiago Cruz, Ducci, Selegno chiude Matamoros che riparte, 4 contro 2, ancora Matamoros, frenata, Musumeci, Ducci, stavolta dice di no al capitano. Siamo al sesto minuto, Matamoros, Ducci ancora. Matamoros la chiude Galan, la va a chiudere, poi Vaporaki, ha provato lo spazio Campoi, Vaporaki, Ducci, clamorosa la parata di Ducci, poi Musumeci, ancora, ma Nicolodi gli toglie via il pallone, ancora Nicolodi, ma non è di tornatore che si intromette, attenzione, zona centrale, Marcelinho tornatore, va a chiudere Canabarro da centrocampo in pratica, attenzione Cutrinieli, well di tacco e ha i giocatori proprio adatti per fare questo, Caruso si gira di prima intenzione, bravissimo Di Ponto, lotta con Caputo, si gira Poletto con il petto, Lupinella, Raguso di controbalzo, Raguso, distinto Di Ponto, benissimo Ferreira in fase difensiva, adesso sbavatura di Canabarro, straordinario intervento di Lupinella sul tentativo di Poletto, lotta con Navarro, alla meglio quest'ultimo Navarro, ancora una gran parata di Lupinella, cerca di macinare il gioco, cerca l'occasione giusta, attenzione adesso ci prova la formazione di mister Scarpiti, le sue finte, Bolo accelera, ci prova col destro e chiama in causa Thiago Perez. Altra palla persa, questa volta su un tentativo di triangolo e un altro tiro della Sandra Abate. Ora tocco all'indietro, conclusione velenosissima di Dalcina, ancora e spinto, ancora pesano in avanti, 8 minuti alla fine, numero di Boruto sulla fascia, anzi Cuzzolino. Toni Dandel, De Oliveira, arriva Cuzzolino, attenzione Cuzzolino, due cose fantastiche. Pallone all'indietro, un po' lento, allora Fortini può andare a pressare l'avversario, ancora Riccia riceve al limite dell'area di tacco, Cuzzolino devia. Avellino guadagna metri, di prima calcia e Spindola. Ancora il numero 17, attenzione a posizione defilata, la conclusione, si salva Gagno. Questa palla per Fortino che ha spazio per il calciare col mancino, lo fa, Siqueira c'è. Parte Coelho, destro, Siqueira c'è. Coelho, dentro Fortino, ha cercato la giocata fantastica, Rodolfo Fortino, sarebbe stato uno dei gol più belli mai visti.
a recuperare. Intanto Fortino, attenzione, Siqueira di Cabeza, si libera della marcatura. Che parata di Marzio Gagno. Cabeza, Turmena, Coelho in avanti per Turmena, il sinistro di Turmena, Siqueira con la complicità della traversa, si salva da posizione impossibile Luis Turmena. Team piemontese che avanza, attenzione l'occasione, Gagno la blocca addirittura. Fernandinho, 7 secondi, Turmena, Coelho, sinistro, si salva Siqueira, attenzione sul fondo, la parata di Siqueira che ha avuto anche la chance per segnare. Capisce tutto Creaco, poi sbaglia la giocata di Patias in mezzo a due, calcio addosso a Parisi, ma Patias col destro corre un po' all'indietro il Real. Duarte vede il movimento di Salas, premiato di prima, va da Crema che calcia, Parisi ancora, Crema, calcio d'angolo, gioca bene il Real. Maluco, 5 contro 4 subito per Rinaldi, Vinicius, Montefalcone para, Maluco di prima per Rikiki, ancora Montefalcone, Rikiki, Creaco entra in area, calcia addosso a Montefalcone, Rikiki calcia sulla linea, Crema, di confusione, lotta, Maluco in scivolata, Oserito alla meglio, Maluco uno contro uno con Montefalcone, ancora Montefalcone su arcidiagone, intercetto di Salas, palla per Petrov, grande parata di Parisi, Creaco, il destro ancora, Montefalcone.